tutte e a tutti. Ciao. Benvenuti al primo giorno di avvento di questo meraviglioso 2020. Quest'anno il nostro calendario Il nostro calendario dell'avvento di quest'anno sarà un filo diverso rispetto all'anno scorso. Perché abbiamo pensato che già online avete tutti gli allenamenti che volete con me, con la splendida Elena, quindi e con gli altri istruttori. Sì, vabbè, siamo sto scherzando ovviamente, quindi avete tutto quello che volete sul canale YouTube, quindi potete sbizzarrirvi ogni giorno a fare qualcosa. Per cui volevamo focalizzarci su tre esercizi base che vi proponiamo sempre in qualsiasi salsa durante i nostri allenamenti, che sono lo squat, il plank e il push-up. Ogni settimana ne analizzeremo uno in tutta la sua beltade e in tutte le sue varianti, le sue caratteristiche. Questa settimana iniziamo con lo squat, quindi oggi, che è il primo giorno, inizieremo a spiegarvi che cos'è, come si fa, quindi l'esecuzione corretta da fare e gli errori da evitare. Man mano, durante i prossimi giorni, vi daremo altre informazioni, quindi le varianti che si possono fare, che cosa viene coinvolto durante l'esecuzione dell'esercizio, lo stretching, una progressione che si può fare dalla variante più semplice a quella un pochino più complessa, fino ad arrivare a una piccola sfida, quindi il settimo giorno, che sarà lunedì prossimo, dedicata proprio soltanto all'esercizio che abbiamo preso in considerazione durante la settimana. Bene, quindi iniziamo dallo squat. Elena fa da modella. Come potete vedere, teniamo la distanza e ho anche il bastone per tenere la distanza ed indicare cosa sbaglia e che cosa è giusto. Allora, lo squat lo conoscete tutti, è un esercizio complesso ma completo. È uno degli esercizi base che proponiamo spesso e che tutti gli insegnanti, tutti gli istruttori vi propongono veramente tanto. È un esercizio che va a coinvolgere completamente i muscoli della gamba, delle gambe, degli arti inferiori, quadricipiti, femorali, glutei, ma non solo, va a coinvolgere anche la muscolatura dell'addome e la schiena, proprio perché sapete bene che in ogni esercizio non lavoriamo a settori, non lavoriamo a compartimenti sani, viene coinvolto tutto il nostro corpo. Quindi è anche un esercizio poliarticolare, quindi lavoriamo anche con il bacino, con le caviglie, andiamo a mobilizzare anche queste parti. Per cui, per iniziare ad eseguire lo squat correttamente, dobbiamo divaricare le gambe un poco più larghe delle spalle o del bacino, come vedete la nostra modella meravigliosa sta facendo, e aprire leggermente le punte verso l'esterno. Okay? Questo è importante perché durante l'esecuzione le ginocchia dovranno seguire le punte dei piedi. Dopodiché, la colonna è in allungamento, le spalle rilassate, la testa allineata, quindi non portiamo mai la testa in alto, ma la teniamo in linea con il resto della colonna. Importantissimo per quanto riguarda la schiena è la zona lombare, che deve rimanere sempre neutra. Neutra cosa vuol dire? La colonna lombare ha una piccola curvatura che si chiama lordosi e dobbiamo mantenerla per tutta la durata dell'esercizio. Quindi non dobbiamo accentuare questa curva, ma non dobbiamo neanche appiattirla, altrimenti andiamo a farci veramente male. Così appiattita. E invece così è accentuata. Perfetto. Perfetto. Altrimenti, se la andiamo ad appiattire, rischiamo di farci veramente male, soprattutto se utilizziamo dei sovraccarichi. D'accordo? Quindi, facciamo un primo squat visto dal davanti. Ok, e risaliamo. Allora, le braccia le potete tenere dove volete. In avanti sicuramente vi aiutano a compensare il movimento del bacino che va all'indietro, ok? Avete visto le ginocchia di Elena che seguono le punte dei piedi? Puoi rimostrarlo, Elena, per cortesia, grazie. Il bacino che si ferma all'altezza delle ginocchia, così vuol dire che siamo in parallelo. E risaliamo. Devo stare qua, perché ti indico. Di profilo, così vediamo bene la nostra schiena, la prima cosa da fare è mandare indietro il bacino. Quindi già posizionare, eccolo qua, avete visto che leggermente dalla linearità, dall'allineamento di bacino, ginocchia e caviglie,
e non ha portato il bacino leggermente indietro, in modo da dare già la direzione del movimento. Le spalle, per compenso, vanno leggermente in avanti. Ok? Questo non vuol dire che devo fare questo per compensare. Devo mantenere lo sguardo orizzontale o appena più basso, come se stesse guardando il tramonto sul mare. L'idea è quella. Ok, a questo punto comincio a piegare le ginocchia, spingendo sempre il bacino bene indietro e mantenendo soprattutto, vedete, aspettate che ho perso il dito, ok, la colonna lombare in neutro. Non accentuo la colonna lombare, la curvatura lombare, ma nemmeno la appiattisco. Il bacino si ferma all'altezza delle ginocchia, le spalle leggermente avanti per compensare, la testa in linea. Spingo poi dai talloni e risalgo. Il peso del nostro corpo dove deve stare? Deve stare nel centro del piede o un pochino più indietro. Quindi non devo sollevare i talloni, ma devo leggermente piuttosto sollevare le punte dei piedi, le dita, in modo da capire bene il peso del corpo dove deve stare. Le ginocchia si aprono, quindi mentre scendi, mentre inspiri, spingi verso l'esterno le tue ginocchia, ok? Mentre risali, mentre espiri, stringi i glutei, spingi attivando completamente le gambe per risalire, ok? Inspirando le ginocchia si divaricano, scendo, se riesco all'altezza delle ginocchia, altrimenti mi fermo prima, non importa, all'inizio potete anche fermarvi un poco prima, espiro e risalgo. Scusate Elena che non ha spento il telefono, mi è solo della mano educata. Aiutatemi! Ok, errori da evitare. Tenere acceso il telefono mentre registri, mentre registri i video su YouTube. Uno. Tra l'altro quando ci sono le varie le tue questo. Sono mie Nessis, perché noi abbiamo in comune anche la Abbiamo in comune tipo quasi. Noi ormai siamo congiunte praticamente. Allora, errori da evitare. Innanzitutto, la posizione dei piedi. Deve essere non parallela, non troppo vicina, ma con le punte aperte e i piedi, le gambe divaricate poco oltre rispetto all'apertura del bacino. Il peso del corpo, importantissimo, deve essere sui talloni, sul centro del piede, ma nella parte più posteriore. Quindi, errore da evitare, sollevare i talloni. Sbagliato. I talloni, eccola lì, non si sollevano. Vedete dove scappano le ginocchia? Ho perso il dito. Avete visto dove scappano le ginocchia? Vanno oltre la linea del piede. Noi invece vogliamo che il ginocchio rimanga entro la linea del piede, così il peso è sui talloni. Secondo errore da evitare, la schiena. La schiena non si deve, come vi dicevo prima, iperestendere, non si deve annullare la curvatura lombare. Così Elena sta annullando la curvatura lombare, la vedete che non c'è più, ok? Mi faccio male, mi faccio molto male, soprattutto i dischi intervertebrali, d'accordo? Idem se iperestendo, vado a sovraccaricare eccessivamente la curvatura lombare, quindi neutra. Le ginocchia devono sempre guardare verso l'esterno, ok? Non questo, altrimenti mi fracasso i menischi e non è bello, Elena li ha già fracassati e non è bello, ma non perché sbagliava lo squat, perché faceva troppi. Quindi le ginocchia puntano sempre bene verso l'esterno e anche quando nella fase di risalita continuate a spingere verso l'esterno, d'accordo? In modo da attivare ancora maggiormente la muscolatura e riuscire a lavorare in modo molto più dinamico, molto più attivo, senza farci male. Ultima cosa, spalle rilassate, petto aperto, colonna in linea, soprattutto la testa. Quindi non vado per estendere la colonna cervicale, ma vado a mantenerla in linea. Prova di per estendere la colonna cervicale. Ok, così stiamo iperestendendo, vedete? Vado a sovraccaricare. La metto in linea, guardo l'orizzonte, guardo il mare, guardo il tramonto, stringo i glutei, spingo dai talloni, apro le ginocchia e risalgo. Madonna Elena, come fai bene gli squat tu? Nessuno mai. Bene, questo è il nostro video tutorial di oggi. Abbiamo finito, abbiamo detto tutto Elena? Ma così a memoria sembra di sì. Ok, la nostra memoria è un po' labile, comunque se ci siamo dimenticate qualcosa poi lo aggiungiamo domani. Non vi preoccupate.
preoccupare. Allora, oggi era giusto un'infarinatura per capire come eseguire gli squat in modo corretto. Quindi, se volete provarci, cominciate a provare. Fatevi foto, fatevi video, taggate me, taggate Elena, taggate la Chinesi, perché alla fine di questi 24 giorni, stavo dicendo 21, ma sono 24, l'avvento 24, accorciamo anche l'avvento, le 24 giorni ci sarà un'estrazione e chi tra di voi sarà stato più attivo, più attiva, avrà taggato di più, avrà fatto gli esercizi in modo corretto, avrà seguito tutti i nostri consigli, vincerà, ovviamente ci sarà una piccola estrazione, vincerà. Lasciamolo un po' suspense. Punto. Vincerà. Premio. Qualcosa. Che diremo più avanti. Va bene, diremo più avanti allora. Sappiamo, però... D'accordo. Continuate a seguirci su Instagram e su Facebook, perché metteremo anche delle aggiunte, quindi delle fotine con delle spiegazioni in modo da avere la cosa un pochino sempre più chiara e semplice. Sempre sullo squat questa settimana. Questa settimana tutto squat. Esattamente. Se avete domande, richieste, qualsiasi fatele cosa, utilizzate sempre Instagram, o sui nostri canali privati o sul canale della palestra senza nessun problema. Per oggi vi salutiamo, vi ringraziamo e ci vediamo domani. Ciao! Ciao.